L'itinerario di oggi parte da un piccolo dipinto di Diego Angeli del 1887, Foro Romano. L'opera è parte di una serie di 76 opere di dimensioni assai ridotte, circa millimetri 116x68, unica testimonianza pittorica di Angeli, scrittore, intellettuale e giornalista vissuto nel clima stimolante della Roma bizantina. Il Foro Romano, sotto una coltre di neve, suggerisce un'atmosfera segreta dove, dalle antiche vestigia qui evidenziate come informali volumi, spicca riconoscibile l'arco di Tito. Roma sotto la neve racconta storie poco edite e rimanda ad altre immagini come l'acquerello di Ettore Roesel-Franz dalla Regola durante le demolizioni nell'isola e sulla sponda destra del Tevere presso il Ponte Cestio, della serie Roma pittoresca Memorie di un'era che passa, realizzato qualche anno prima del dipinto di Diego Angeli. È un'immagine non consueta di questo suggestivo luogo. La veduta è ripresa dalla sponda sinistra, a monte dell'isola Tiberina, e include, oltre a quest'ultima, parte dell'opposta riva e Ponte Cestio. La nevicata che vela le tracce delle demolizioni in atto dovrebbe essere quella dell'inverno 1879-1880. Quasi un secolo dopo, è il febbraio del 1956, una nevicata che fa scalpore per intensità e temperature polari trasforma il volto della capitale. Nella memoria dei romani, l'eccezionale evento climatico viene impresso negli infiniti scatti fotografici aggiunti agli album di famiglia come quello della famiglia Bonfili. Immortalano quartieri periferici, piazze storiche, monumenti, chiese e giardini, inondati da una coltre di bianchissima neve. Alcune stampe fotografiche del 1956 di Mario Carbone, appartenenti alle collezioni museali, sono state realizzate proprio in quella particolare situazione. La piazza del Campidoglio è ripresa dalla cordonata, la neve accostata dai lati, le persone percorrono così una corsia agevolata. C'è chi scende, chi sale, chi si inginocchia verso il Vittoriano per riprendere meglio, con l'obiettivo della macchina fotografica, lo spettacolo inatteso dei monumenti coperti dalla neve. La terrazza del Pincio, dove gli operai del comune, al lavoro con le tradizionali scope di saggina, cercano di ripulire le vie imbiancate e sullo sfondo le cupole di chiese e monumenti in lontananza. Nella terza immagine di Carbone, la nevicata ai fori, tre monaci ortodossi con il particolare copricapo a cilindro, il Kamilavkion, avanzano verso Piazza Venezia, lasciandosi alle spalle la casa dei Cavalieri di Rodi e il Foro di Augusto, mentre incerti sembrano quasi tenersi per mano per non scivolare sulla neve ghiacciata del marciapiede. Le immagini di questa storica nevicata del secolo scorso ispirano i versi interpretati dalla calda voce di Mia Martini, la nevicata del 56, scritta nel 1975. È un affresco di Roma, evocativo di un evento indimenticabile che la canzone ha contribuito a fissare per sempre nell'immaginario collettivo, nella consapevolezza che una nevicata, con i suoi fiocchi incantevoli, non sarà mai uguale a nessun'altra. Parole piene di stupore e nostalgia e una musica struggente che bene si addicono alla Roma in bianco e nero di queste stampe fotografiche.